Vaccinarsi perché? Sigla. L'ospite è Bruno Ruffato, pediatra di famiglia. È un pediatra che si spende molto per l'associazione pediatri, per la loro federazione, a favore dei vaccini, del perché bisogna vaccinarsi, quali sono i vantaggi di una vaccinazione diffusa e ben fatta e completa. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Cosa è successo quest'anno dopo le campagne mediatiche della meningite? Direi tutte cose positive perché parlare di vaccini vuol dire sicuramente fare in modo che si diffonda un messaggio soprattutto positivo. Siamo passati alla riscossa, non siamo più solo nei nostri ambulatori, ma dal punto di vista mediatico siamo molto presenti. Abbiamo il conforto delle istituzioni, quindi il Presidente della Repubblica, il Ministro della Sanità e quindi tutte le associazioni culturali e scientifiche che appoggiano e sostengono questo bene prezioso delle vaccinazioni. Quindi, benissimo così, andiamo avanti, avanti Sì. tutta Allora, direi. diciamolo, non c'è stato il problema meningite, non è stata un'epidemia. Allora, l'unica zona A dove parte la Toscana, c'è anche se. effettivamente ci si può un po' preoccupare è la Toscana. Non sappiamo bene perché questo sia successo, però naturalmente lì si sta vaccinando a sprombattutto e quindi gli amici pediatri toscani, gli igienisti toscani stanno offrendo a tutti i bambini e anche a tutti gli adolescenti, anche agli adulti, la vaccinazione contro la meningite. Questo in breve tempo arriverà a creare una copertura che naturalmente solleverà da molti problemi gli abitanti di quella regione. Nel resto dell'Italia non ci sono variazioni sostanziali. È chiaro che questo clamore mediatico ha fatto un po' preoccupare tutti, perché la Toscana naturalmente è molto vicina a noi, è una zona centrale dell'Italia e quindi per quale motivo non dovrebbe succedere anche nelle altre zone. In realtà è successo anche altre volte, in altri anni, qualche focolaio di meningite. Oggi però abbiamo un vaccino a disposizione, quello che una volta non succedeva. Per cui noi nel Veneto, ad esempio, abbiamo sempre avuto un'offerta attiva per tutte le vaccinazioni che riguardano le meningiti che attualmente sono in circolazione e quindi continuiamo con il nostro programma. Certo, per noi pediatri e per i medici di famiglia, questo clamore mediatico serve a rimettere un po' la palla al centro, serve ad avere un colloquio sempre molto buono con i genitori e rivedere insieme non solo il problema delle meningiti, ma tutto il calendario vaccinale. Quali vaccinazioni hai fatto? Quale ti manca? Ti sei dimenticato di qualcosa? E Esatto. quindi ne parliamo tantissimo e questo è il nostro lavoro. Cioè c'è stata un'inversione di tendenza, adesso si è ritornati ad apprezzare la vaccinazione come metodo di tutela della pubblica salute. Adesso è molto bello perché nei nostri studi, soprattutto lavoriamo con i bambini, ci sono le mamme, quindi giovani, le mamme con i secondi bambini e anche le nonne. Allora, spesso si vede un dibattito tra la mamma e la nonna. Le nonne si ricordano delle epidemie di malattie gravissime come la poliomielite e la difterite. Io sono un bambino degli anni 60 e quindi mia mamma era una di quelle che chiedeva a gran voce il vaccino contro la poliomielite perché nella mia classe io Certo. avevo un bambino con la poliomielite. Poi questa memoria si è persa perché, come diciamo sempre noi, i vaccini sono stati proprio vittima del loro successo, no? E succede sempre così, il vaccino produce grandi vantaggi e va a debellare le malattie infettive, poi ci si dimentica e quindi si comincia a pensare che le condizioni di vita, magari il benessere che abbiamo acquisito, sono sufficienti per prevenire le malattie e quindi cosa succede? Cala la tensione nei confronti dei vaccini e le nonne adesso invece stanno ricordando, naturalmente alle loro figlie e quindi ai nipotini, qual è il bene prezioso delle vaccinazioni. E naturalmente c'è quindi questo messaggio, diciamo, generazionale, perché ricordiamo che se non c'è memoria non c'è cultura. Chi, appunto, chi ricorda l'epidemia di polio di quegli anni del 54 in poi ricorda che ci sono state veramente famiglie in cui la malattia ha colpito duramente e Certo. quando c'è stata sopravvivenza è stata per tutta la vita con disabilità. Quindi
è bene ricordarlo. Ed è bene ricordare alle mamme che i vaccini sono nel Veneto offerti in opzione, cioè non c'è l'obbligatorietà. C'è la volontarietà della famiglia di partecipare a questo progetto di prevenzione, no? Nel Veneto abbiamo accettato una sfida molto importante, sì, perché siamo sempre stati una regione all'avanguardia per quanto riguarda le vaccinazioni, si è sempre investito molto sulla prevenzione, per cui 10 anni fa ormai abbiamo accettato la sfida della sospensione dell'obbligo. Questa è stata una partita importantissima, all'epoca non c'era ancora un grande contenzioso con gli antivaccinatori, che poi purtroppo si è inasprito un po' nel tempo e quindi anche noi abbiamo un po' sofferto, ma d'altra parte, come è successo in tutta Italia, di questo calo delle coperture. Però questa diciamo, sospensione dell'obbligo ci permette di parlare in maniera molto più tranquilla con i genitori. Non abbiamo un contenzioso, noi medici non dobbiamo dire ai genitori guarda che c'è l'obbligo delle vaccinazioni perché avrai delle sanzioni oppure chissà quali rivendicazioni da parte dello Stato. Noi dobbiamo fare cultura, dobbiamo trasmettere il valore delle vaccinazioni e ogni giorno cercare di capire quali sono le preoccupazioni vere, cercando naturalmente di farci promotori di quel bene prezioso che sono le vaccinazioni. Tra l'altro una notizia molto importante è questa, che in Veneto c'è una risalita delle coperture, magari fosse così anche per il PIL, però ecco, quindi questo vuol dire che il grosso sforzo che si fa nel Veneto e il grosso lavoro sulla comunicazione, sui media, attraverso il counseling che noi medici adottiamo ogni giorno, nonostante quegli anni orribili in cui le coperture sono calate, c'è un cenno di ripresa che pensiamo che possa essere stabile e quindi il nostro lavoro è anche ripagato, ma soprattutto è un grande favore che si fa ai bambini. Senti, nella vita professionale tu sei impegnato dall'alba al tramonto, però a un certo punto trovi tempo per te stesso, per ricaricare la pila, sì, ma anche quando ricarichi le pile, le ricarichi con me, indossando invece del camice una maglietta come questa, eccola qui, sì, vaccinarsi, questa Vaccinarsi Bike è un'associazione a scopo di promozione sociale della vaccinazione. Allora, certo, la regia ci farà vedere qualcuna delle tue iniziative con i tuoi amici, i tuoi colleghi. Sì. Ecco, spiegaci perché vi, eccoli qua, ecco, con la Bebe Vio, per esempio, che hai vaccinato finalmente. Sì, la Bebe è una testimonial eccezionale, è una ragazza splendida, una campionessa immensa e quindi porta proprio su di sé quelli che sono naturalmente i segni devastanti di una malattia terribile come la meningite. Nonostante tutto, essendo, avendo un carattere eccezionale, una famiglia stupenda, lei ha trovato la forza di mettere tutta se stessa, tutto il suo genio, il suo talento nello sport e quindi ha raggiunto risultati eccezionali. Crede nelle vaccinazioni, non potrebbe essere diversamente, perché appunto ha subito dei danni gravissimi. Vaccinarsi, ricordo che è un progetto di comunicazione della Società Italiana di Igiene con il patrocinio della Medicina Generale, dei Pediatri di Famiglia, del Ministero della Sanità. È un progetto di comunicazione, per cui cosa c'è di meglio, che oltre che metterci la faccia tutti i giorni nei nostri ambulatori, che andare per le strade con una squadra ciclistica e di medici, di igienisti e di persone che adottano chiaramente gli stili di vita sano e quindi facciamo anche fatica, ma la gente per le strade ci apprezza e ci vede e portiamo questa testimonianza. Questo è il giro dei quattro passi che abbiamo appena fatto con la neve e naturalmente insomma questo ci allevia dalle fatiche, ma nemmeno tanto, perché naturalmente qualche volta facciamo anche molta fatica con la bicicletta. Eh sì, immagino. Adesso c'è qualche progetto futuro, vero? Progetto futuro molto bello, ormai da qualche anno noi riusciamo a partecipare alle tappe del Giro d'Italia. Nel Veneto c'è una tappa straordinaria, forse sarà una delle tappe decisive, quella che arriverà proprio ad Asiago. E noi con un gruppo di ciclisti percorreremo una parte della tappa, una parte della salita e cercheremo di tagliare il traguardo magari sufficientemente freschi, sì, per rispondere a qualche domanda e a qualche intervista che ci faranno sicuramente i media locali. E il Giro d'Italia e il ciclismo sono dei mezzi straordinari per veicolare questi messaggi, quindi queste cose devono essere associate chiaramente non solo alla puntura, sì, ma anche effettivamente a degli stili di vita sani come il ciclismo, che naturalmente è una cosa fantastica.
Una precisazione, adesso il Ministero della Sanità ha dato le ultime linee guida nazionali collegando i vaccini ai LEA. Ecco, praticamente la linea veneta è vincente. Dicevo prima che il Veneto è sempre stato all'avanguardia per quanto riguarda le vaccinazioni, quindi sospensione dell'obbligo vuol dire un impegno grandissimo da parte degli operatori e della regione, quindi l'obbligo praticamente ricade non più sul cittadino ma ricade sui servizi, quindi sui medici, sugli operatori, quindi ci sentiamo molto responsabilizzati. Per quanto riguarda naturalmente anche le vaccinazioni, il calendario vaccinale Veneto è sempre stato all'avanguardia, quindi ha sempre offerto tutte le vaccinazioni migliori e più avanzate. Non è successo così purtroppo in tutta Italia, per cui sono delle regioni in cui ancora non sono offerte delle vaccinazioni molto importanti, ricordiamo la varicella, alcuni tipi di vaccinazione per la meningite. Adesso in Italia finalmente con il nuovo piano nazionale tutte le vaccinazioni saranno appunto sullo stesso piano e saranno offerte gratuitamente tutte le vaccinazioni consigliate. Credo che sia un atto naturalmente di civiltà da parte di uno Stato come l'Italia che deve investire e continuare ad investire sulla prevenzione. Che poi la prevenzione è un grande risparmio, diciamolo tranquillamente, perché dobbiamo dirlo alla gente, voi pagate le tasse, ma se volete che vada a buon fine tutto ciò che paghiamo, preveniamo le malattie, specialmente queste che sono devastanti per la società. Assolutamente, difatti tutte queste accuse rispetto alle lobby delle aziende farmaceutiche, Big Pharma, eccetera, sono assolutamente una grandissima bufala, perché quale può essere quella cosa che fa guadagnare di più un'azienda farmaceutica? La malattia. La malattia costa tantissimo. Pensiamo ad esempio a cosa può costare alla società un bambino che ha delle conseguenze permanenti gravissime da una malattia infettiva. I vaccini rappresentano il 2% della spesa nazionale per quanto riguarda i farmaci tutto il resto. E prevengono le malattie, quindi diciamo ben vengano le aziende che continuano ad investire ancora sui vaccini. Nella prevenzione. La prevenzione è il momento migliore. Certo. Ti ringrazio. Altre notizie per le nostre mamme di bambini che vanno a scuola? Per esempio loro hanno sempre paura degli effetti collaterali, degli effetti secondari del vaccino. Ma per esempio parlano del mercurio, diciamoglio, non c'è più il mercurio. Parlano di problemi, la febbre, non ci sono grossi problemi, diglielo. Allora, non ci sono problemi particolari perché il lavoro che facciamo è meticoloso nel controllare tutte quelle voci che ci arrivano quotidianamente che vogliono gettare fango sui vaccini. È triste sentire ancora che le mamme ci riportano delle voci su effetti collaterali che non esistono, tipo indecente ormai correlazione con l'autismo, su eccipienti nei vaccini che non esistono più, come il mercurio, oppure degli eccipienti che naturalmente non hanno nessun effetto collaterale e che sono indispensabili all'interno dei vaccini. Sono testati poi da agenzie regolatorie internazionali importanti sia a livello statunitense che europeo, poi c'è l'AIFA che vigila sempre costantemente, quindi sono dei meccanismi di controllo assolutamente potentissimi. E sicuri. Certo poi è una specie di calunnia questa che viaggia velocissima e che poi è difficilissima da smontare. Però io dico sempre, fidiamoci delle evidenze scientifiche, fidiamoci di chi ogni giorno studia queste cose e che la scienza non è di parte, insomma. Certo. La scienza è al servizio nostro e usiamola bene. Ecco, e anche, diciamolo chiaramente, non c'è nessun interesse da parte né dei medici di famiglia né dei pediatri a consigliare i vaccini, se non l'interesse di salvaguardare e prevenire le malattie ai propri assistiti. I vaccini sono attualmente un sistema potentissimo di prevenzione delle malattie. Come diciamo sempre, anche nei paesi in via di sviluppo, il primo intervento da fare è portare l'acqua potabile, il secondo è quello delle vaccinazioni. Queste sono le due cose che salvano veramente le vite. Da noi purtroppo ci si dimentica di questo, ma ricordiamoci che effettivamente anche per quanto riguarda malattie apparentemente nell'immaginario dei genitori banali come il morbillo ci sono delle emergenze. La recente epidemia che c'è in Romania si sta verificando in una situazione di copertura vaccinale che è abbastanza simile alla nostra, il che vuol dire che se la percentuale di vaccinati scende sotto il 95% si possono accumulare delle sacche
sacche di bambini non vaccinati che possono essere soggetti ad epidemie. Qui da noi, per esempio, io lavoro in provincia di Vicenza e ci sono stati 8 bambini che hanno avuto il morbillo proprio in una scuola dell'infanzia, 4 di questi sono stati ricoverati ed hanno avuto delle complicanze. È scattato naturalmente subito un sistema di vaccinazione, soprattutto per proteggere chi? I più piccoli, perché ricordiamo che in un asilo nido ci sono bambini che sono anche al di sotto dell'età minima per vaccinare. Abbiamo vaccinato dei bambini addirittura sotto l'anno, questo per proteggerli da chi purtroppo non era vaccinato. Ricordiamo che chi ha avuto il morbillo e chi ha avuto le conseguenze anche gravi, tali da essere ricoverato, non era vaccinato. Adesso sta succedendo una cosa molto bella, c'è appunto il conflitto di interesse tra gli stessi genitori che portano il bambino in quella scuola, ossia ci sono dei genitori che si stanno accertando se in quella scuola ci sono dei bambini non vaccinati, perché questi appunto potrebbero essere pericolosi per i loro figli, soprattutto per quelli più piccoli. E quindi questo è una cosa fantastica, perché quell'effetto gregge che crea quella protezione anche per i più deboli non deve essere vanificato dal fatto che i bambini che possono vaccinarsi non si vaccinano. Vogliamo ricordare che i medici che facevano degli scoop nel dire che i vaccini fanno male, che ci può essere la medicina cosiddetta naturale che può prevenire, sono sotto inchiesta da parte degli ordini dei medici, d'accordo col Ministero della Sanità, perché fanno dei danni alla salute pubblica. Certo, io non voglio entrare nella polemica con le medicine alternative, dico che esiste una medicina che ormai da tantissimo tempo si basa sul metodo sperimentale e ha delle sue regole. Confrontiamoci con queste regole e quindi noi siamo prontissimi su questo terreno e direi che siamo inattaccabili. Quello che viene spesso detto da chi si occupa di medicine alternative è che la medicina è divisa e che c'è un dibattito all'interno della scienza ufficiale anche sui vaccini, non è assolutamente. Non esiste un dibattito scientifico sui vaccini e questo credo che sia la miglior garanzia per tutti quei genitori che magari con un po' di timore anche giustificato si apprestano a vaccinare i loro bambini. Quindi vaccinarsi, come dice vaccinarsi bike, vacciniamoci e facciamo vaccinare anche i nostri nipotini, io che sono nonno ovviamente. Altre iniziative in corso? Dunque, so che tra di voi pediatri, per esempio, vi continuate ad aggiornare su questo argomento. Adesso orgogliosamente dobbiamo dire che fra poco andrà in scena un corso di formazione totalmente autogestito dalla pediatria di famiglia, offerto a tutti i pediatri del Veneto, perché aggiornarsi è importantissimo, veramente non possiamo trascurare le conoscenze scientifiche che sono chiaramente in continua evoluzione. E soprattutto dobbiamo affinare quelle che sono le tecniche di comunicazione. Ormai il medico che ha a che fare con i genitori deve essere anche padrone di quei processi neurocognitivi che sono alla base delle scelte decisionali e quindi sarà un corso di formazione anche innovativo che naturalmente servirà tantissimo ai nostri colleghi e ancora una volta il Veneto è all'avanguardia anche in questo. Diventeranno anche medici comunicatori finalmente e non solo chiusi nel loro ambulatorio, vero? Sì, siamo oltre il counseling adesso, verso le neuroscienze. Bravissimi. Io devo ringraziare Bruno Ruffato, salutiamo anche Mattia Doria che in questo momento era impegnato, quindi non poteva essere qui con noi, che è un classico dei nostri ospiti, ma ci rivedremo in un'altra puntata tra un po', perché faremo ancora il punto della situazione, magari a ridosso del Giro d'Italia. Ringrazio tanto Bruno Ruffato, l'Associazione dei Medici di Famiglia. E con voi ci vediamo alla prossima trasmissione.